programma di approfondimento condotto in studio da Marco Signori, tutti i giovedì, in diretta dalle 16.30 su Radio L'Aquila 1. L'indirizzo politico farà sicuramente la sua parte, però avendo attraversato diversi orientamenti, no, e diverse amministrazioni, perché nella pubblica amministrazione, comune in particolare, non si riesce a incidere sugli uffici, sulla macchina burocratica, sull'inefficienza dell'apparato sostanzialmente? Perché questa è una cosa che succede da anni e si è passati dalla destra alla sinistra, i dirigenti sono gli stessi e negli stessi, a capo degli stessi settori, i dipendenti sono gli stessi, probabilmente poco motivati, senza riconoscimenti, mettiamoci dentro quello che volete, però quello che dice lei è vero, è esatto, ma perché se andasse l'Iris domattina a fare il sindaco le cose dovrebbero cambiare? Allora, nessuno ci crede più a questo. Sì Marco, io ti dico, tu fai riferimento evidentemente a delle norme, una legge Bassanini che pensando di togliere... Ma non solo, perché quella è il livello apicale riguarda. Sì, ma io parlo ho proprio che della base, la base degli impiegati, come devo dire? Io ti dico quello che penso al riguardo, ma nella fattispecie non deve essere una scappatoia per questa amministrazione, e spiego perché. Chi pensava attraverso la Bassanini di togliere potere alla politica e darlo ai dirigenti ha semplicemente spostato un potere dalla politica ai dirigenti. Oggi sono i dirigenti che devono, secondo loro, garantire, secondo la Bassanini, garantire la legalità, quando poi le sacche di inefficienza si sono spostate dalla politica ai dirigenti. Ma in questo caso, nel progetto Case in particolar modo, è stata una scelta politica, perché quando e tutti ci ricordiamo, perché eravamo tutti molto attenti nel 2012 quello che è successo nelle elezioni comunali. Quando questa amministrazione, perché parliamo della stessa amministrazione, ha scelto di non far pagare gli utenti dei progetti case prima delle elezioni comunali del 2012, è stata una scelta politica che ha potuto questa amministrazione portare avanti soltanto andando a caricare sul patrimonio comunale progetti case e MAP. Il più grande errore che potesse fare questa amministrazione, perché non è in grado di gestire un patrimonio così grande. Se fossimo rimasti nella situazione, nella condizione di emergenza e di commissariamento che c'erano prima del 2012, probabilmente c'era ancora la Protezione Civile o qualcun altro, mediante leggi speciali, a poter garantire la manutenzione di progetti case e MAP. Oggi il Comune dell'Aquila non è in grado di gestire questo patrimonio con i suoi uffici. Questa scelta è stata fatta dall'amministrazione perché doveva essere gestita l'assistenza alla popolazione dalla centro-sinistra dell'amministrazione comunale, che poi, guarda caso, anche mediante questa gestione dell'assistenza alla popolazione ha fatto un risultato elettorale, gestendo, ripeto, una priorità, quella dell'abitazione, quella della possibilità per chi era rimasto fuori delle case di rientrare in quello o in quell'altro progetto case, magari scegliendo Sant'Antonio rispetto ad Assergi. Fondi sviluppo, focus sul turismo, polemica nelle ultime ore tra lei e il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. L'oggetto del contendere sono fondi che sarebbero stati così spalmati, concessi ai comuni del cratere a dispetto dell'Aquila, quando l'Aquila, risponde Lolli, ha già 15 milioni di euro pronti per il Gran Sasso, che poi non li spenda è colpa del comune, e questo lo riconosce anche Lolli. Quindi qual è il problema? Lolli mente sapendo di mentire. Lolli sta mentendo perché lui conosce benissimo quella situazione di Campo Imperatore. Innanzitutto quei 15 milioni sono stati più volte sbandierati come dei fondi che dovevano andare a risanare parzialmente un bilancio del centro turistico, o per rilanciare il centro turistico, o per creare le condizioni di privatizzazione del centro turistico. Qualcun altro li svende, chiaramente mediaticamente parlando, come la prima parte dello sviluppo del piano d'area, del piano speciale territoriale del Gran Sasso. Tutti quanti sappiamo, e alla mia polemica sul referendum c'è stata la risposta del Parco e di Petriccione, che mi risulta essere un ambientalista, anche facente parte dell'ambito parco, anche forestale, che ha detto una cosa molto semplice: sappiamo tutti benissimo che con queste norme, con queste leggi, e sono le zone SIC, quelle i siti comunitari, e sono le ZPS, quelle a protezione speciale, non si potrà fare alcunché di nuovo sul Gran Sasso. Posso fare una domanda che nessuno osserva? Perché solo il Gran Sasso?
soffre di questi vincoli che sono gli stessi che sono nelle strutture, negli impianti sciistici, turismo invernale di tutto l'Abruzzo, dal Parco Sirentevelino al Parco Nazionale d'Abruzzo, sono parchi, eppure lì c'è uno sviluppo diverso. Quindi pure questa storia deve finire, no? Che sembra che senza il referendum, senza l'uscita dal parco, senza l'abolizione dei SIC, noi non possiamo fare niente, ma forse le incapacità sono altre. Io ti dico che ho potuto studiare e approfondire attentamente questo tema e ti garantisco, credimi sulla parola, altrimenti dopo la trasmissione dovremmo vederci a faccia occhi. Esattamente, no, vediamo assolutamente con una cartina la distribuzione dei SIC e delle ZPS per verificare anche la possibilità di azione su questi stessi siti. Ti garantisco che fino a che i SIC e le ZPS, quindi i siti a interesse comunitario e le zone a protezione speciale, riguardanti lo sviluppo del piano d'area, vanno a ricoprire, vanno a interessare quelle zone, dovrebbero andare a insediarsi delle nuove infrastrutture per il rilancio del turismo invernale, sciistico, che è stata fatta una scelta di campo quando fu fatto quel piano d'area. Quindi se vogliamo dare seguito c'è uno sviluppo che va dalla Cinderella alla Fossa di Pagani che a Montecristo. Queste strutture ti posso garantire, per tutto quello che ho avuto la possibilità di approfondire e di studiare, che sono impossibili da mettere in opera fino a che le ZPS, i SIC, appunto questi siti a protezione ambientalista, sono presenti e ritagliati in questa maniera. Quello che tu dici che negli altri parchi, nelle altre zone anche d'Italia, ha consentito lo sviluppo anche di un turismo anche infrastrutturale, ti garantisco è perché i SIC e le ZPS fanno a meno di interessare quei siti dove vanno poi a insediarsi le infrastrutture, mentre per quanto ci riguarda parco, SIC e ZPS interessano addirittura da poco fuori le abitazioni di Assergi tutta la montagna, mentre dovrebbero essere dei siti puntiformi quelli che si vanno a decretare come interesse comunitario e soprattutto a protezione speciale. E il referendum? Il referendum dà la possibilità, intanto è un'espressione di democrazia, c'è un comitato, assolutamente, quindi non ci sono assolutamente altri tipi di referendum per quanto riguarda questa branca. Quello che mi sono lamentato è che entro 10 giorni dalla presentazione della domanda del comitato referendario, il comune aveva il dovere assolutamente di rispondere sull'ammissibilità dei quesiti. Il fatto che non risponda e che si riempia spesso la bocca, parlo dell'amministrazione in senso lato, ma parlo estremamente del sindaco e della sua giunta, di partecipazione, quando c'è una volontà di partecipazione da parte dei territori, anche con uno strumento previsto dal regolamento comunale, quello appunto del referendum, ma poi non si dà seguito, sono 60 giorni che sono state depositate le richieste. Ma perché non davvero crede che hanno paura? Dai, a questa cosa non ci credo però. Beh, è stato boicottato pubblicamente da Cialente e da Lolli, che pur ne condividono la posizione. Vedi, in regione, quello che non dice il mio amico Giovanni Lolli, il mio amico è molto sveglio e molto furbo Giovanni Lolli, è che in regione lui questo ragionamento lo sta facendo, sta provando a non far evolvere i SIC e ZPS, sai, perché questi i siti di interesse comunitario e ZPS non sono a tempo indeterminato, devono evolvere in maniera poi cristallina e cristallizzata in dei siti che poi non sono reversibili a livello di utilizzo. Se dopo un tot di anni non si rimodulano né SIC né ZPS, si arriva a una irreversibilità di fruizione da parte delle amministrazioni di quei siti. Oggi abbiamo ancora una possibilità, e cioè che la Regione possa ridisegnare, rimodulare i SIC e le ZPS a seconda di quello che ritiene essere o debba essere la prospettiva di piano d'area del Gran Sasso. Se noi non vogliamo che venga fatto alcunché, neanche la sostituzione delle fontane, perché anche questo può creare dei problemi, oggi i SIC e le ZPS devono rimanere questi. Ti garantisco che con queste leggi non potrà essere costruito nulla. Lo sai qual è l'unica eccezione che può essere mossa? Quella è interesse e incolumità delle persone, cioè deve essere di interesse soltanto l'interesse pubblico,
ma per l'incolumità delle persone può consentire di operare su questo tipo di siti. Cioè dovresti dimostrare che salire sulla seggiovia delle Fontane Nuova ti possa preservare da non ammalarti più di tubercolosi e così poi costruire quel nuovo impianto. Oggi non è possibile fare altro. Bene, siamo in conclusione, torniamo in parte al tema iniziale delle elezioni che ci saranno tra meno di 2 anni, nella primavera del 2017, quindi un anno e mezzo, a un anno essenzialmente dalle grandi manovre, perché poi iniziano sempre l'autunno precedente. Mi diceva fuori onda, ed è uno spunto interessante, che questo protagonismo del vice sindaco Nicola Trifoggi le suscita qualche curiosità. Beh, ho visto che il vice sindaco è abbastanza attivo, ma io ricordo che è un vice sindaco di una giunta di centrosinistra, una giunta Cialente, che da ormai quasi un decennio conduce negativamente questa città. Quindi, per quanto mi riguarda, se Nicola Trifoggi deve o vuole essere protagonista di una stagione futura che sia di discontinuità, non può essere vice sindaco attuale di questa amministrazione e nel contempo lavorare contro la stessa o comunque operare di distinguo. Si erge però, e questo traspare anche dalle carte delle ultime inchieste, come paladino della legalità. In effetti, probabilmente parzialmente anche alla luce della sua carriera professionale, lo è. Molte cose sono saltate, molte cose presunte illecite sono saltate anche grazie a lui in comune. Quindi mi viene da pensare che se non ci fosse stato lui sarebbe stata arrestata tutta la giunta? E questo è proprio il virgolettato che lui, con quale abbiamo titolato una sua intervista di recente, senza l'epilogo dell'arresto. Assolutamente, se io fossi un esponente della giunta Cialente e leggessi che senza la presenza di uno degli assessori probabilmente ci sarebbero problemi di legalità nell'amministrazione, mi creerei qualche problema e probabilmente avrei da giustificarmi nei confronti dell'opinione pubblica. La non smentita da parte degli altri assessori è, per così dire, in questo momento ha un valore di conferma. Questo mi allarma come cittadino, mi fa pensare che tutto quello che è accaduto prima che arrivasse Trifoggi è improntato su un sospetto di legalità. Ma è vero che quindi questa amministrazione ha dei santi in paradiso in magistratura e chiudiamo? Questo è quello che la città vuole in questo momento, non vuole credere perché la democrazia e la capacità di partecipazione alla politica dovrebbe essere priva di santi in paradiso. Se l'incolumità di alcune persone, ripeto, ti parla un garantista, non uno che tifa per la fine del centrosinistra per motivi giudiziari. Io il centrosinistra lo voglio battere elettoralmente per quel numero di voti che mi dà il rispetto della gente. Io vinco perché prendo dei voti più di te, non perché ti arrestano. Quindi non tifo per delle soluzioni giudiziarie, ma voler credere o poter credere che questi amministratori, cioè parte degli amministratori che è protetto e dai santi in paradiso, in particolar modo immagino tu facessi riferimento alla magistratura, non è un qualcosa che io voglio credere. Bene. Sarebbe di una gravità incredibile. Benissimo, grazie Guido Liris, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ci sentiamo giovedì prossimo. Bastian Contrario, programma di approfondimento condotto in studio da Marco Signori, tutti i giovedì in diretta dalle 16:30 su Radio L'Aquila 1.